Gentili telespettatori, benvenuti a Il Medico Risponde, la rubrica di medicina di Irpinia Sannio TV a cura del dottore Giovanni Vuotto. Benvenuto, dottore. Grazie. Il dottore Vuotto è primario ospedaliero ed è vicepresidente provinciale dell'AIDO, l'Associazione Italiana Donazione degli Organi. Quest'oggi parliamo di pancreatite. La pancreatite è una patologia che interessa il pancreas. Dunque, dottore, innanzitutto, che cos'è il pancreas? Il pancreas è una grossa ghiandola di forma allungata accolta nel duodeno. Che cos'è il duodeno? È la prima porzione dell'intestino che segue allo stomaco, tanto è vero che quando si ha la gastrite, quasi sempre è accompagnata da duodenite, gastroduodenite appunto. Il duodeno si chiama così perché è lungo 12 dita. Il pancreas assomiglia ad una lingua più spessa nella sua porzione mediale e più sottile e schiacciata nella sua porzione laterale. Si spinge fino all'illo della milza, in direzione antero-superiore rispetto alla testa. È situato tra la prima e la seconda vertebra lombare. La coda risale fino alla settima costola ed è un organo retroperitoneale. Il pancreas misura circa 12-15 cm dalla testa alla coda in età adulta. Anche se il suo tessuto esocrino tende a diminuire con l'avanzare dell'età, diventando atrofico. È largo 4 cm e spesso 2. È di colore rosa salmone, ha una consistenza piuttosto dura e mostra una superficie lobulata. Il parenchima del pancreas è distinto in quattro parti che prendono il nome di testa, collo, corpo e coda. Il pancreas è mantenuto stabile nella sua porzione dal duodeno, che ne accoglie la testa, dal peritoneo parietale posteriore che lo riveste e dal legamento pancreatico lienale che ne fissa la coda all'ilo della milza. Il Quali sono le sue funzioni? pancreas ha due funzioni principali, una esocrina e una endocrina. Che significa funzione esocrina? Funzione esocrina significa che gli ormoni, le sostanze prodotte dall'organo, vanno all'esterno, mentre funzione endocrina significa che gli ormoni, le sostanze prodotte dall'organo, vanno direttamente nel sangue. Il pancreas ha due funzioni, una esocrina e una endocrina. Quella esocrina è importantissima per la digestione degli alimenti. Quella endocrina controlla il livello di zucchero nel sangue mediante la produzione di ormoni, insulina e glucagone. La principale funzione del succo pancreatico è quella di digerire sostanze nell'intestino tenue, mentre l'insulina e il glucagone hanno come principale funzione quella di controllare la concentrazione di glucosio nel sangue. Il pancreas poi produce importanti enzimi digestivi. Esattamente, il pancreas produce generalmente da 1,5 litri a 3 litri di secrezione, che sono ricchi di enzimi. Pensate, quasi 3 litri di secrezione ricca di enzimi. Tale produzione è regolata da cellule specializzate localizzate nella ghiandola pancreatica. Questo succo pancreatico viene riversato direttamente nel dotto pancreatico o di Wirsung. La bile prodotta dal fegato si unisce alla secrezione pancreatica poco prima di riversarsi nel duodeno attraverso un piccolo orifizio chiamato papilla di Vater, Che è quella di colore verde che è quella che si vede bene nell'immagine. nell'immagine. Gli enzimi pancreatici rimasti inattivi fino all'entrata in duodeno vengono attivati e acquisiscono il loro potere digestivo. Il cibo che arriva dallo stomaco può essere ora digerito. Il pancreas produce più di 20 diversi tipi di enzimi. Essi digeriscono i cibi digerendo la loro struttura esterna. Vengono attivati solo quando sono in duodeno e per questo non possono digerire il pancreas stesso. Quali sono i tre enzimi più importanti? Gli enzimi più importanti del pancreas sono l'amilasi, la tripsina e la lipasi.
L'amilasi digerisce gli zuccheri, la tripsina digerisce le proteine, la lipasi digerisce i grassi. La degradazione del cibo nei suoi elementi di base è necessaria perché esso possa essere assorbito dall'intestino. In assenza di secrezione pancreatica, le proteine, i grassi e gli zuccheri non possono essere digeriti. Questo può causare diarrea, gonfiore addominale e crampi. Possono associarsi anche perdita di peso, carenza di vitamine, malfunzionamento di altri organi, i quali si indeboliscono non ricevendo nutrimento e risultano carenti nella loro funzione. La seconda funzione del pancreas è la produzione dei due ormoni che regolano il livello di zucchero nel sangue. Esattamente, i due ormoni sono l'insulina e il glucagone. Sono prodotti da un gruppo speciale di cellule chiamate isole di Langerhans, che sono distribuite in tutto il pancreas. Queste isole rappresentano 2,5 grammi del peso totale del pancreas, che è quasi 100 grammi. Ci sono circa 1,5 milioni di queste cellule in tutto il pancreas. L'insulina, secreta da queste cellule, viene immessa direttamente nel sangue. Essa controlla i livelli di zucchero, facilita l'entrata dello stesso nelle cellule e garantisce l'energia necessaria. In assenza di insulina, lo zucchero non può entrare nelle cellule e resta nel sangue. Questa condizione è definita diabete mellito e necessita di adeguata terapia. Anche l'altro ormone è prodotto dalle stesse isole, le isole di Langerhans. Anche il glucagone è prodotto dalle isole di Langerhans. Ha un'azione opposta a quella dell'insulina e serve ad aumentare i livelli di zucchero nel sangue, quando è necessario naturalmente. Se il pancreas viene rimosso del tutto chirurgicamente, sia l'insulina che il glucagone non sono più prodotti e ciò va tenuto presente e corretto con la terapia medica di supporto. La produzione di insulina ed enzimi pancreatici è un processo che può avvenire separatamente e se viene danneggiato uno, non è detto che risulti alterata anche la funzione dell'altro. Adesso veniamo alla pancreatite, appunto. Quando si verifica la pancreatite, che può essere acuta o cronica? Quando il pancreas si infiamma, si verifica la pancreatite, appunto. In ite terminano tutti gli organi infiammati, per esempio faringite significa infiammazione della faringe, pancreatite significa infiammazione del pancreas. Hai detto bene tu, la pancreatite può essere acuta e cronica. È una patologia, per fortuna, non molto diffusa. Se questa si manifesta in forma acuta e non viene curata, vi è il rischio che diventi cronica, provocando con il tempo addirittura la morte del paziente. Quindi la pancreatite è una patologia seria. L'infiammazione al pancreas non permette agli enzimi di penetrare nel sangue e raggiungere gli organi e questo può portare conseguenze gravi. Nonostante sia rara, in Italia ci sono circa 15.000 nuovi pazienti colpiti da pancreatite cronica ogni anno e circa 200.000 i casi di pancreatite acuta. Non sono poi tanto pochi. L'indice di mortalità per questa patologia è intorno al 5-10%, ma se la pancreatite si complica, la mortalità può arrivare fino al 35%. La pancreatite coinvolge anche altri organi? La pancreatite può interessare anche altri organi apparati, soprattutto quelli vicini, tipo il fegato, la cistifellea, la milza e il duodeno. Vediamo come si presenta nella prossima slide un pancreas sano e un pancreas invece infiammato. Vedete, è completamente alterata la struttura del pancreas nel caso di infiammazione. E
Questo per indicare che viene sconvolta proprio l'architettura di un organo, quindi non soltanto nella cirrosi epatica viene sconvolta l'architettura del fegato, ma anche nella pancreatite viene sconvolta la struttura del pancreas. La pancreatite acuta, in genere è curabile, si manifesta con attacchi improvvisi. Mentre la pancreatite cronica è la forma di malattia che si cronicizza. Il dolore diventa ancora più intenso a causa del persistente malfunzionamento del pancreas, possono insorgere problemi digestivi e anche il diabete e anche la perdita di peso. Quindi questi problemi sono legati sia alla funzione esocrina, gli enzimi digestivi, sia alla funzione endocrina, insulina e glucagone. Quali sono i sintomi più frequenti della pancreatite acuta? Nella quasi totalità dei casi vi è il dolore. Vedete, il dolore è presente nel 95-100% dei casi, ma poi vi può essere in una percentuale notevole, quasi la totalità dei casi, anche vomito, anoressia, febbricola, tensione o rigidità addominale, riduzione dei rumori intestinali. Sono molto meno frequenti altri sintomi come la febbre elevata, l'ittero, il colorito bluastro della cute, tachicardia, ipotensione, shock, tachipnea e dispnea, confusione mentale, ecchimosi addominali. La clinica poi varia logicamente in rapporto alla gravità della malattia. Si Esattamente. distingue anche l'epatite, la pancreatite, scusate, la pancreatite acuta si distingue anche in edematosa e necrotica. Esattamente, perché vi ho fatto vedere quella slide con la struttura del pancreas? Proprio perché vi sono due forme diverse, una edematosa, la meno grave, che per fortuna è la più frequente, e una necrotica, cioè distruzione totale di alcune cellule pancreatiche. Questa forma necrotica è la più grave. Nelle forme edematose il dolore addominale è l'unico sintomo importante e in genere la malattia si risolve in pochi giorni. Nelle forme necrotiche, oltre al dolore, vi sono vari altri sintomi e complicanze che si possono verificare. La pancreatite necrotica può andare incontro a morte in una percentuale notevole dei casi, mi pare che vedremo in una slide, successiva. L'edematosa, abbiamo detto, è la più frequente ed è la meno grave. Le complicanze della pancreatite acuta sono locali o generali, sistemiche, possono riguardare tutto l'organismo. Quelle locali sono pseudocisti, infezioni, ascessi, anche ascite, cioè presenza di liquido a livello addominale. Quelle generali possono essere cardiocircolatorie, polmonari, renali, metaboliche, ma si possono avere complicanze addirittura a livello del cervello o della coagulazione del sangue con stati di ipercoagulabilità. Quali sono dunque le cause? Le cause di questa pancreatite sono le più varie. Innanzitutto viene colpito più facilmente il sesso maschile, però anche nelle donne non è rara. L'età media è 43 anni, però il range varia da 65 fino a 95 anni, per indicare che anche nelle persone molto molto vecchie si possono verificare casi di pancreatite. Mi chiedevi dei fattori causali, sono innanzitutto due, l'abuso di alcol e i calcoli. L'abuso di alcol è presente nel 40% circa nei casi, la colelitiasi nel 37% circa dei casi. Però esistono anche altre cause, tipo malattie pancreatiche, interventi chirurgici, trapianto renale, eccetera. Da sottolineare che in un 10% e più dei casi ancora non si sa la causa della pancreatite. Quindi si verifica una pancreatite anche grave e non si sa qual è la causa, 10% e più dei casi.
In uno studio sono stati considerati quali sono i fattori eziologici a seconda del paese di origine dei vari pazienti studiati e sono emerse delle differenze. Ecco, queste differenze che sono emerse le vogliamo vedere insieme perché sono sostanziali, sono importanti. In Germania i calcoli e l'alcol sono due fattori che hanno una frequenza simile. Vedete, 35% circa i calcoli e 38% l'alcol. In Ungheria l'alcol predomina sui calcoli. In Francia vi è una leggera predominanza dell'alcol sui calcoli, mentre in Grecia e in Italia vi è una chiara predominanza della colelitiasi sull'alcol. Vi sono differenze significative anche nel il rapporto al sesso e all'età? Differenze significative perché nei casi ad eziologia alcolica predominano largamente gli uomini, mentre invece le donne è rara la patologia pancreatica da alcol, mentre è frequente quella da calcoli. Sapete che nelle donne i calcoli nelle vie biliari sono frequentissimi, frequentissimi. Si è visto che praticamente la grande maggioranza delle donne hanno i calcoli a livello biliare. Per fortuna quasi mai danno segni, però sono presenti. Questo per dire che potrebbero da un momento all'altro determinare una pancreatite. Quindi nelle donne la grande maggioranza dei casi di pancreatite sono dovute ai calcoli biliari. L'età media all'attacco di pancreatite è di 42 anni per i casi ad eziologia alcolica, mentre di 60 anni per quelli ad eziologia biliare. Questi dati dimostrano che l'alcol è il fattore eziologico più frequente della pancreatite acuta nei paesi del nord Europa, mentre la colelitiasi predomina in quelli del sud Europa. Vi è una predominanza degli uomini sulle donne in rapporto alla elevata percentuale delle forme ad eziologia alcolica. L'età media della comparsa della malattia è molto più bassa nelle forme alcoliche che in quelle biliari. Ci sono poi varie complicanze che possono influire sul decorso della malattia. Le complicanze possono essere locali e generali e possono comparire ed aggravare il decorso della malattia, soprattutto nelle forme necrotiche. Abbiamo visto le forme di pancreatite si dividono in edematose e necrotiche. Tra le complicanze locali, le più frequenti sono le pseudocisti e l'infezione del tessuto. Le pseudocisti possono essere uniche o multiple, di dimensioni variabili, in genere tendono a regredire spontaneamente. Possono essere causa di dolore persistente e aumento degli enzimi pancreatici nel sangue. L'infezione del tessuto necrotico si manifesta entro 2-3 settimane dall'esordio. È una complicanza molto grave che richiede in genere l'asportazione del pancreas. Nella prossima slide la tabella ci mostra i criteri di gravità della pancreatite acuta. Allora, a seconda di vari episodi che vediamo, possiamo vedere la gravità della pancreatite. Innanzitutto l'età, se è superiore ai 55 anni, se i globuli bianchi superano i 16.000 per millimetro cubo, ricordate, i globuli bianchi normali sono 7.000 circa per millimetro cubo, se la glicemia supera i 200 mg, cioè il doppio del valore normale, se l'LDH, che è un enzima epatico, supera 350 unità per litro, normale fino a 225, se le transaminasi superano i 250, normali sono 40 circa. Se durante le prime 48 ore si ha una diminuzione dell'ematocrito, cioè un'anemia, quindi la pancreatite provoca un'anemia, provoca aumento dell'azotemia oltre i 5 mg per 100, la calcemia si abbassa al di sotto di 8 mg per 100, la pressione anche questa si abbassa, si hanno deficit di basi al di sotto di 4 mg equivalenti per litro, e poi un sequestro di fluidi maggiore di 6 litri.
Questi sono i criteri di gravità della pancreatite acuta. La seguente tabella invece mostra la mortalità in rapporto al tipo di pancreatite acuta e in rapporto all'eziologia. Vediamo dallo studio. Allora, la pancreatite acuta necrotica e quella acuta edematosa hanno un indice di mortalità molto diverso, possiamo riassumerlo solo nel finale, dicendo che nel caso di pancreatite acuta ed ematosa solo l'1% va incontro a morte e in genere per patologie associate, mentre invece nel caso di pancreatite acuta necrotica ben il 16%, una percentuale molto alta, di soggetti va incontro a morte. Esistono delle condizioni predisponenti a questo tipo di malattia? Condizioni predisponenti ed associate alla malattia, come l'assunzione di altri farmaci, l'alcolismo, traumi, oppure chirurgia addominale, oppure bypass cardiopolmonare, l'iperlipidemia, quindi colesterolo e trigliceridi alti, ulcera peptica, tumori pancreatici naturalmente, quindi sono tutti fattori, condizioni associate che aumentano i problemi legati alla pancreatite. Quali sono invece gli esami che si effettuano per fare una diagnosi della patologia della pancreatite? Esistono esami importanti per diagnosticare la pancreatite. Innanzitutto li possiamo vedere insieme con la slide gli enzimi pancreatici che abbiamo detto sono la lipasi e l'amilasi. La lipasi e l'amilasi aumentano sensibilmente in caso di pancreatite, ma si normalizzano entro 3-6 giorni. Se rimangono elevati vuol dire che c'è la presenza di infiammazione o di pseudocisti. Non vi è rapporto tra gravità della pancreatite ed entità dell'aumento stesso. Può succedere che gli enzimi sono alti e la pancreatite non è grave, o al contrario, la pancreatite è molto grave, e mentre invece l'aumento degli enzimi, delle amilasi e delle lipasi è basso, l'aumento è limitato. I pazienti con pancreatite ed ematosa hanno valori molto elevati, mentre quelli con pancreatite necrotica, specie se grave e diffusa, hanno valori poco elevati. La sensibilità dei due enzimi è molto alta e la specificità è ottima, in particolare per le lipasi. C'è poi l'esame ecografico. L'ecografia è uno degli esami più importanti nel caso della pancreatite acuta, soprattutto quella edematosa, mentre invece per diagnosticare la pancreatite necrotica è utile in particolare la TAC, ma anche altre indagini, ma in particolare la TAC. Infatti dalla prossima slide possiamo vedere un'ecografia riferita appunto a un caso di pancreatite acuta. Esatto, in questa slide vediamo edematosa. Una pancreatite con la presenza di pseudocisti, pancreatite acuta e una pancreatite necrotica, quindi la TAC può essere utile, quindi non soltanto l'ecografia, ma la TAC può completare le indagini. Ormai queste indagini strumentali sono utilissime perché ci consentono di vedere il tipo di danno che ha l'organo, quindi non soltanto il danno, non soltanto la pancreatite in sé, ma anche il tipo di danno e quindi la cura più adatta. Quanto è importante una dieta adeguata in caso di pancreatite? Uno degli aspetti più importanti per tenere sotto controllo la pancreatite è costituito da una alimentazione adeguata. L'insufficienza pancreatica, sia in forma acuta che cronica, è solitamente causata da uno stato di malassorbimento più o meno accentuato, spesso accompagnato da disturbi dispettici e dolore, che può intensificarsi in corrispondenza dei pasti. Una dieta equilibrata in questi casi è volta al recupero di tale stato di malnutrizione e di malassorbimento per non creare altri disturbi, ma stimolando anche al minimo un'attività pancreatica già compromessa.
Si consiglia pertanto di iniziare con una dieta che preveda un normale apporto proteico e glicidico, ma un apporto di grassi molto molto basso. Quindi bisogna evitare i grassi, mentre invece le proteine e gli zuccheri devono essere assunti quasi normalmente. Dunque, quali sono gli alimenti consigliati? Gli alimenti vanno scelti tra pasta, riso, patate e cereali, sia pure in piccole quantità, legumi, benché purché siano cotti o passati perché più digeribili, carni magre, soprattutto manzo, tacchino, pollo, coniglio e vitello, il pesce abbiamo visto che fa bene sempre, il miele e le marmellate. Contrariamente a quanto si pensi, nel caso di pancreatite anche le marmellate possono essere assunte, specie se assieme a pane tostato o fette biscottate. La frutta non deve mai mancare in caso di pancreatite, preferibilmente lontano dai pasti per facilitare la digestione. Poi zucchero comune o zucchero di canna per dolcificare bevande come tè, camomilla e caffè. In caso di pancreatite si consigliano cotture leggere, cioè alla griglia, al vapore o al forno o anche a bagnomaria. Bisogna evitare l'aggiunta di grassi, anche di olio, durante la cottura. Quali sono invece i cibi da evitare? Vanno evitati gli insaccati, i salumi di ogni genere, tranne il prosciutto cotto che può essere, il prosciutto crudo che può essere assunto una sola volta a settimana. Vanno evitati i molluschi, i crostacei, il pesce in scatola, come tonno all'olio, sardine. Vanno evitate sempre le uova e tutte le preparazioni che contengono uova. Tutti i tipi di formaggio, sia freschi che stagionati, salse varie, panna, besciamella, burro, maionese. E poi l'astensione completa all'alcol, quindi non soltanto nei casi di cirrosi, ma anche in caso di pancreatite, l'alcol va sempre evitato. I grassi devono essere, abbiamo detto, limitati, quindi meritano un discorso a parte. I grassi, per condire, si consiglia l'olio di cocco con trigliceridi a catena media. L'assorbimento dell'olio di cocco è indipendente dalla bile e dalle lipasi pancreatiche. Deve essere assunto in una quantità che non superi i 30-40 grammi al giorno, visto che un uso eccessivo può provocare effetti indesiderati come nausea, vomito e diarrea. L'olio di cocco può essere consumato sia crudo che per la cottura, ma non deve mai superare la temperatura di 150-160 gradi per evitare la degradazione termica. In una fase successiva si può utilizzare anche l'olio extravergine di oliva. Abbiamo visto che l'olio extravergine di oliva si può usare sempre. Nel caso della pancreatite va sostituito con l'olio di cocco. Bene, concludiamo così anche la puntata dedicata alla pancreatite e adesso ci rivolgiamo a voi amici telespettatori alle vostre domande da casa. Allora, dottore, questa settimana sono arrivate diverse domande. Innanzitutto, che cos'è il codice genetico? Il codice genetico è la nostra mappatura, il nostro DNA, quindi la carta di identità del nostro organismo. Il codice genetico è dovuto a quattro basi azotate che si chiamano timina, guanina, citosina ed adenina. E l'alterazione di una sola di queste può creare vari problemi a livello genetico. Quindi la mappa genetica uguale, codice genetico uguale DNA, acido desossiribonucleico, una scoperta fatta circa 60 anni fa da due studiosi americani, Watson e Crick, che è una delle scoperte più importanti del secolo scorso. Quindi la struttura del DNA ci ha fatto conoscere il nostro codice genetico. Il collagene e il connettivo, che cosa sono? Il collagene è una proteina. Il 30% delle nostre proteine sono collagene. Il collagene è contenuto in grandi quantità, soprattutto nei tendini, nelle cartilagini, mentre invece in altri organi è contenuto in minor quantità. L'alterazione del collagene si chiama collagenopatia.
Invece che cos'è il connettivo? Il connettivo è una struttura che collega altre due strutture. Per esempio, due capi ossei sono collegati dal tendine. Il tendine è il connettivo che collega i due capi ossei. Le malattie si chiamano connettivopatie. Collagenopatie e connettivopatie sono insieme perché spesso sono legate fra loro e sono molto difficili da curare, le connettivopatie e anche le collagenopatie. Cos'è invece, dottore, il consenso informato e quando è necessario? In ospedale, se una persona deve essere sottoposta a un intervento chirurgico, deve firmare, ma la firma non deve essere messa a caso, deve essere informato appunto. Il medico deve spiegare al paziente tutti i rischi di questo intervento chirurgico o di questa indagine. Per esempio, anche indagini che si fanno con mezzi di contrasto possono provocare danni. Esistono tuttora dei casi di morte dopo aver assunto il mezzo di contrasto, che sono per fortuna rarissimi. Sottolineo rarissimi, ma siccome i casi esistono, allora il paziente deve essere informato sui possibili rischi. Per esempio, se uno fa una prova da sforzo, perché i cardiologi fanno con difficoltà le prove da sforzo? Perché hanno un rischio, sia pure teorico, ma il rischio c'è. E allora il paziente deve essere informato che sottoporsi a questo sforzo può provocare, per esempio, una fibrillazione ventricolare o un arresto cardiaco. Quindi il soggetto deve essere informato sui possibili rischi che un intervento chirurgico o un'indagine strumentale comporta. Invece la spirometria a cosa serve? La spirometria è un'indagine importante per vedere la respirazione. Quindi noi facciamo l'elettrocardiogramma per vedere il cuore, si fa di routine. Meno di routine si fa la spirometria, è altrettanto semplice, però ci consente di vedere se la quantità di ossigeno nel sangue è sufficiente, se l'anidride carbonica è superiore ai valori normali, eccetera. Si insuffla aria in un tubicino e lo spirometro ci fa vedere se la capacità vitale del nostro organismo è normale oppure meno. La tossicodipendenza invece, dottore, ne abbiamo già parlato tra l'altro anche nella scorsa puntata parlando di crisi d'astinenza. Che cos'è la tossicodipendenza? Allora, le droghe d'abuso possono dare luogo a tossicodipendenza. Significa che un soggetto ha una sofferenza notevole quando non prende più questa droga. Quando uno non assume più la droga d'abuso, va incontro a questa sindrome dell'astinenza. E questo fenomeno si chiama tossicodipendenza, uno dipende dall'alcol. La dipendenza dall'alcol, dalla droga d'abuso, anche dall'alcol. Anche dall'alcol. La dipendenza può essere fisica o psichica. Quella fisica si manifesta con ipertensione in genere, aumento della frequenza cardiaca, quindi tachicardia, ma si manifesta anche con altri effetti tipo sudorazione eccessiva ed è una sofferenza vera e propria, una sofferenza fisica, mentre invece la sofferenza psichica è una sofferenza psicologica appunto, però non dico altrettanto grave, ma quasi. Quindi la dipendenza può essere fisica e psichica. Cos'è la tetosi e la chinetosi? Cosa sono? Allora, non so perché abbiamo messo insieme, ma ora vi spiego brevemente. La tetosi sono dei movimenti incoordinati, lenti, che si verificano in caso di ictus cerebrale, comunque di sofferenza cerebrale. Quindi la sofferenza cerebrale può dar luogo ad atetosi. La chinetosi invece è il vomito che un soggetto, il mal di mare e il mal d'auto, si chiama appunto chinetosi. Per evitare il mal di mare o il mal d'auto si usano dei farmaci, in genere antiistaminici, però basta prendere delle precauzioni prima di fare un viaggio, soprattutto per chi già sa che soffre di mal di mare, mal d'auto o mal d'aereo. In che cosa consiste? Bisogna bere poco, mangiare poco, ecco, prima di intraprendere un viaggio. In questo modo si riducono gli effetti appunto della chinetosi, che è quegli effetti causati dal mal di mare, o mal d'auto, o mal d'aereo, a seconda dei casi.
La diatesi invece che cos'è, dottore? Diatesi dal greco significa predisposizione. Ognuno di noi può avere una predisposizione a una malattia. La più frequente è la diatesi allergica. Un soggetto può andare facilmente incontro a allergia, anche da piccolo, anche i bambini possono andare incontro all'allergia. Quindi si può avere una ereditarietà di una malattia e si può avere una predisposizione. La predisposizione si chiama diatesi con termine medico. Il Doppler è un esame? Doppler è un'indagine strumentale a base di ultrasuoni che ci permette di vedere nel migliore dei modi le condizioni del cuore e di tutti i vasi sanguigni. Quando parliamo di ecografia cardiaca, in genere parliamo di ecodoppler, perché oltre l'eco si utilizza anche il Doppler. Il Doppler a livello dei vasi sanguigni ci permette di vedere come stanno le vene. Un tempo per vedere lo stato delle vene si faceva l'arteriografia, che è un'indagine particolarmente intaginosa e complessa. Col Doppler possiamo vedere le stesse cose senza nessun rischio. Io dico che il Doppler è una delle scoperte più importanti del secolo scorso. Per esempio, per vedere il TSA, Doppler TSA, che significa tronchi supra-aortici, ci dice come sono fatte le arterie che nutrono il nostro cervello. Quindi se a livello della carotide c'è deposizione di trombi, il lume del vaso sanguigno viene ridotto e i rischi sono notevoli, i rischi di un ictus cerebrale, una trombosi a livello dei vasi sanguigni cerebrali. Quindi il Doppler ci dà dei lumi, delle indicazioni se intervenire chirurgicamente, perché voi sapete che se il trombo ostruisce tre quarti del lume dell'arteria va asportato chirurgicamente. E questo si può vedere semplicemente con un esame che si chiama Doppler, che è altrettanto utile anche per vedere le varici agli arti inferiori o ad altri organi e apparati. Ma diciamo che per vedere lo stato dei vasi sanguigni, quindi sia arterie che vene, il Doppler è di una utilità notevole. È vero, dottore, che anche che le infezioni contratte in ospedale sono più gravi? È vero, allora le infezioni sono quando i poteri di difesa dell'organismo diminuiscono e agenti infettivi riescono a superare le barriere di difesa, si ha l'infezione. L'infezione più frequente si ha nella nostra casa, uno si becca una bronchite, una faringite o una pancreatite di cui abbiamo parlato oggi. Sono sempre dei bacilli a determinarla. In genere degli agenti, in genere come si chiama l'infezione? L'infezione si chiama ospedaliera se contratta in ospedale o opportunista se l'infezione si verifica quando l'organismo è particolarmente debole. Quindi normalmente questo bacillo non determina un'infezione. L'organismo è debole perché ha altre patologie, quindi un soggetto che ha il tumore più facilmente va incontro ad infezioni di tutti i tipi. Ma la domanda riguardava le infezioni ospedaliere. Perché sono più gravi le infezioni ospedaliere? Perché in genere un soggetto che si ricovera è un soggetto malato, ma soprattutto perché gli agenti infettivi, i bacilli in questo caso, sono più resistenti. In ospedale si usano più tipi di antibiotici e i bacilli che riescono a superare questo tipo di antibiotici vuol dire che sono più resistenti. Allora le infezioni ospedaliere sono più gravi perché i bacilli che attaccano l'organismo e superano i poteri di difesa sono più resistenti, sono bacilli più forti, diciamo. L'organismo è più debole e il bacillo è più Sono più forte. forti. Bene, un'ultima domanda. Cos'è il carattere dominante e cos'è il carattere recessivo? Allora, dominante è un carattere che si manifesta sempre, sono caratteri ereditari, si manifestano sempre, e quelli recessivi invece si manifestano solo se sono presenti in forma omozigote. Con un esempio capiremo meglio. Il carattere A è dominante e basta che sia presente su un cromosoma perché venga trasferito ai figli. Il carattere 0 invece è recessivo e deve essere presente in entrambi i cromosomi per essere trasmesso al figlio. Quindi A è dominante, 0 è recessivo. Quindi il dominante si manifesta sempre nei figli, il recessivo solo se è presente in entrambi i cromosomi, quello materno e quello paterno.
Bene, grazie dottore. Grazie a voi. E vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che per inviare le vostre domande potete scriverci al nostro indirizzo mail redazione@is-tv.it e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il Medico Risponde.